E ritorniamo nuovamente in diretta, ancora in compagnia di Giorno in Giorno, con il nostro spazio di 10 minuti con. Quest'oggi al telefono, in collegamento con noi, Claudia Rava dell'associazione Ciao Lapo-Onlus. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie Claudia, ti do del tu. Sì, Ecco. volentieri. Grazie per questa tua disponibilità di intervenire in diretta con noi per parlarci di Ciao Lapo. Che cos'è Ciao Lapo? Tu sei una delle fondatrici, di cosa si occupa? Ciao Lapo è un'associazione che unisce genitori colpiti dal lutto perinatale, quindi che hanno perso bambini durante le varie fasi della gravidanza o dopo il parto, fino al primo mese dopo il parto, ed è un'associazione nata nell'aprile 2006. Fondata da me e mio marito, che siamo due medici, ma siamo anche e soprattutto i genitori di Lapo, che è il secondo dei nostri tre figli che ci ha lasciato a 38 settimane di gravidanza. Da questo momento difficile che vi siete trovati ad affrontare è nata questa necessità anche di aiutare gli altri e soprattutto di non dimenticare Lapo. Esattamente, è nata la necessità di rendere questa esperienza tragica anche fonte di riflessione, di approfondimento relativi comunque ai temi della genitorialità e della maternità e della paternità che non si interrompono e non si fermano quando i bambini vengono a mancare, anzi. Ecco, in tutta Italia davvero ci sono tante mamme, tanti papà che subiscono questa perdita, questo dolore, questa sofferenza, ma anche la brevissima gioia di aver condiviso un pezzo di strada con questi bambini. Ciao Lapo, come aiuta i genitori? Ciao Lapo ha il desiderio di intanto diffondere la consapevolezza del fatto che il lutto perinatale è un vero e proprio lutto e ha bisogno quindi di sostegno, di tempo, di strumenti per essere gestito in modo che resti un lutto e non diventi una malattia. E come lo fa? Noi siamo partiti in mezzo al deserto quando abbiamo chiesto noi risposte alle nostre domande quasi nessuno sapeva, era un tema assolutamente sconosciuto in Italia e abbiamo iniziato da uno strumento di facile accesso che è internet, quindi abbiamo un sito internet abbastanza articolato, un forum d'autoaiuto facilitato da moderatori che sono da noi formati secondo quelli che sono i canoni internazionali riconosciuti sull'assistenza al mutuo aiuto e devo dire che l'impatto è un impatto abbastanza versatile, nel senso che i genitori hanno possibilità di accedere allo strumento a secondo gradi diversi, ci sono persone che lo consultano per brevi tempi, ci sono persone che leggono soltanto, persone che entrano in contatto diretto con uno dei nostri operatori, quindi ecco, abbiamo studiato come dire uno strumento che possa essere abbastanza fluido, proprio perché un genitore colpito da lutto, soprattutto nei primi 2 o 3 mesi, è assolutamente in grande difficoltà, dura fatica anche a formulare le domande più semplici a volte, Certo. proprio perché la perdita è così devastante da alienare molto spesso e da non rendere i genitori spesso nemmeno capaci di accedere a quelle che sono le loro normali risorse. Ecco, intanto tu parli, Claudia, stiamo visitando anche noi il sito ciaolapo.it che invitiamo tutti coloro che ci seguono a visitare proprio per prendere conoscenza. Tu dicevi all'inizio non è stato facile, molte volte, soprattutto i genitori che si trovano di fronte a queste situazioni, si sentono davvero soli, soprattutto nei primi tempi. Esattamente, c'è una solitudine che nasce intanto da una questione esistenziale, cioè il perdere un figlio di per sé è una situazione innaturale, è una situazione a cui nessuno biologicamente è mai preparato e quando questo accade è molto facile sentirsi dall'altra parte del mondo, quindi sentirsi Certo. completamente isolati. In più c'è un aspetto culturale assolutamente triste che noi cerchiamo di combattere con tutte le nostre forze, che è la non conoscenza di questo tipo di problema e anche mi permette il non rispetto di questo tipo di Di lutto. lutto e di sofferenza, vero? Sì, ma come se questi bambini non, cioè, per la Non maggior parte fossero delle mai persone nati. purtroppo esatto, no, non ci sono, So, non non... hanno non hanno senso. Anche dal punto di vista giuridico, sfortunatamente, questi bambini per la maggior parte dei casi non ha senso perché i bambini per dire nati morti non rientrano nello stato di famiglia, c'è cioè un certificato di nascita morte che fa sì che loro passino direttamente allo stato di morto senza per dire entrare a far parte di nessun tipo di
certificato di famiglia, non ci sono, mio figlio non c'è. Ecco, invece questo ci aiuta a capire, e noi ci battiamo per questo, che la vita nasce dal grembo, non dal momento della nascita, perciò la vita era già nel tuo grembo, in questo caso di Lapo e in tutte le mamme che hanno subito questa sofferenza. Ma non solo, la vita è così forte e preziosa e totalizzante anche per i papà, certo, che sono certo. L'altra grande metà, no? Nel senso, certo. Spesso ci si sofferma sulle mamme. Vero. Dicendo che le mamme hanno più, tra virgolette, motivazione di soffrire perché c'è un problema anche fisico, no? Di contenitore vuoto, no? Svuotato così, sì, meramente, sì, la fatica del parto, tutto quello che vogliamo, e si lascia nell'ombra non solo i papà, spesso anche i fratellini, dicendo vabbè, ma non ti preoccupare, mamma, te ne fa un'altra. Certo. Il problema non è il riempire uno spazio con un'altra persona, il problema è tollerare culturalmente che questo tipo di lutti va riconosciuto come un grosso carico di perdita. Questo aggrava anche di più la sofferenza, cioè assolutamente. Il sapere che il proprio figlio non esiste per gli altri, questo aggrava maggiormente insomma, la sofferenza dei familiari, sì, dei genitori, dei fratelli, come tu ci stai dicendo. La totale negazione ma non era neanche un bambino, pure ma era certo. Malatissimo, ma non importa se era malatissimo, era mio figlio, cioè spesso i genitori sono costretti ma chiaramente in buona fede, perché a giustificare. Sì, la ma io sofferenza. Non voglio pensare che sia un problema di cinismo, nel senso, le persone hanno paura del dolore e quindi hanno negli anni, abbiamo purtroppo, soprattutto noi in Italia, perché io torno ora da un congresso internazionale dove si parlava di questo, e devo dire sorprendentemente che in tutti gli altri paesi del mondo c'è un accostarsi alla sofferenza che ha già fatto passi avanti rispetto a noi. Noi siamo ancora fermi ai famosi 30 anni fa, delle mie amiche di norvegesi o inglesi o neozelandesi, quando anche a loro gli veniva detto ma i figli si sa, e poi comunque si rifanno, e poi comunque finché uno non nasce non si può sapere. Quindi questo all'estero accadeva tanti anni fa, in Italia continua. Sì, cioè questo all'estero accadeva, noi siamo indietro dei 30 anni sull'accettare che il dolore legato a una perdita durante la gravidanza, dopo il parto, non solo è soggettivo, non solo è assolutamente ovvio per una madre e per un padre, perché la percezione della maternità e della paternità nasce, come dire, un'esperienza che non tocca a tutti, e in effetti fortunatamente devo dire è un'esperienza che da noi in Italia tocca 2000 famiglie l'anno, si arriva a 130-140.000 famiglie se includiamo anche le perdite molto precoci, quindi entro le prime 12 settimane di gravidanza, che è un numero molto basso rispetto al resto del mondo dove si parla di 4 milioni in totale, quindi la nostra assistenza medica è già abbastanza avanti, ma è comunque sempre un numero significativo, cioè siamo persone poche, però abbiamo una specialità che non fosse solo quella di essere genitori di grandi assenti, cioè di bambini che non ci sono, che però per noi hanno rappresentato un cambiamento epocale, una svolta. Che non si culla, genitori che non cullano il loro bambino tra le braccia, ma nel cuore e nella mente. Assolutamente sì, e che non smettono di farlo nemmeno dopo 10, 15, 20 anni, cioè conserviamo comunque uno spazio, un posto, un luogo fisico, emotivo e